Allora, oggi a proposito di uomini che sono, si considerano proprietari delle loro donne, oggi a Milano è stato arrestato un signore di Sesto San Giovanni, 37 anni, con accusa di violenza sessuale, sequestro di persona, lesione aggravata, resistenza e tutte le altre cose. Che è successo? Che a un certo punto la sorella della vittima, cioè di questa fidanzata così maltrattata, voleva entrare in casa perché cioè, era preoccupata, cioè lui ha detto non ti preoccupare, sta dormendo. Allora poi sono arrivate la polizia e si è scoperto quello che vedremo adesso, il servizio di Maurizio Licordari e Andrea Conte. Sesto San Giovanni, nord-est di Milano, meno di 15 chilometri da Senago, il luogo sconvolto 10 giorni fa dall'omicidio di Giulia Tramontano. Venerdì scorso qui un'altra donna è rimasta vittima di violenza da parte del suo compagno. Per fortuna, stavolta, con un epilogo diverso. La polizia ha arrestato un 37enne. Per 5 ore avrebbe violentato, picchiato e poi anche minacciato con un coltello la sua compagna, alla quale aveva tolto il cellulare per evitare che potesse avere contatti con l'esterno. A salvarla, paradossalmente, è stato proprio il fatto di non avere più risposto alle telefonate. La sorella, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei, ha deciso di presentarsi a casa dell'uomo e quando lui le ha negato la possibilità di entrare, ha chiamato la polizia. Denunciare è importante perché anche dalla denuncia parte la prevenzione. La violenza genera un isolamento nella vittima e farla emergere anche attraverso una denuncia o una semplice segnalazione aiuta la magistratura e le forze dell'ordine ad intervenire tempestivamente. Gli agenti hanno faticato a convincere il 37enne a farle entrare in casa. Lei sta dormendo, non vuole essere disturbata, avrebbe spiegato. Proprio in quel momento la vittima è riuscita a uscire dalla stanza in cui lui la teneva rinchiusa. Era piena di lividi, ha chiesto aiuto e ha cercato subito l'abbraccio della sorella. L'uomo a quel punto si è scagliato contro i poliziotti. Per lui è scattato l'arresto. Dovrà rispondere di violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni aggravate e resistenza e violenza pubblico ufficiale.